Ciao vittoriani del mio piccolo macabro cuore, nonché attoroni del mio firmamento hollywoodiano. Questa è la seconda parte dell'undicesimo episodio del Wishlist Decluttering. Tranquilli che tanta è una serie antologica, potete vederveli in qualsiasi ordine va gradi, eccezionalmente di martedì, perché l'ho diviso in due parti. Per qua storia che venerdì mi è entrato un lavoro last minute, bla 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 bla. Comunque mi raccomando, seguitelo tutto e ricordate che la t-shirt che indosso è di Pampling e potete ottenerla al 20% di sconto se digitate sul sito Pampling, al link che vi lascio giù in descrizione, al momento dell'acquisto digitale il mio codice a sconto che è ARIDAIE. Voi vi comprate magliette e io mi compro libri, ma prego, no? Qua invece abbiamo due saggi di Mirko Orlando, che è un fotografo e saggista, anzi l'unico fotografo e l'unico saggista in Italia ad aver parlato della fotografia post mortem. Penso che in Italia saremo in tre ad averci questi libri, sono irrecuperabili. Io ho anche contattato lo scrittore, che è stato gentilissimo, a me e a Valentina ci ha mandato un articolo che lui ha scritto per aiutarci come fonte, perché neanche lui sa come recuperare questi due testi che sono fotografia post mortem e ripartire dagli addi, che trattano proprio del nostro la nostra moderna concezione della morte, come invece era in passato a partire dalle fotografie post mortem, e quest'idea che oggi per noi è macabra, ma che in realtà la morte in realtà ha fatto sempre parte della vita e della società. Lo spieghiamo molto bene assieme a Valentina Giuliano nel video dedicato alla fotografia post mortem vittoriana. Ne seguiranno altri, perché comunque abbiamo un sacco di approfondimenti da fare al riguardo. I testi di Mirko Orlando secondo me sono fantastici, vorrei fossero recuperabili, ma sono veramente difficili da trovare, ma neanche all'usato, cioè zero. Nel caso io vi lascio linkato giù l'Instagram del fotografo di Mirko Orlando, ed eventualmente il link al suo articolo che ha scritto per La Mulino, che è molto interessante e che è quello che abbiamo utilizzato come fonte. Allora, c'è roba che non so assolutamente cosa sia. Ah, ok, sì, questo è un altro testo che avevo trovato, sempre sulla fotografia post-mortem, Beyond the Dark Veil, Post-Mortem and Mourning, Photography from the Thanatos Archive, 87,95 sesterzi, può tranquillamente rimanere qui su Amazon. Allora, qua ci abbiamo, ragazzi, il testo da cui hanno tratto Wicked, il musical con la mitica Elphaba e tutta la storia del mago di Oz, che io ho in ebook, mi è stato regalato in ebook, ma non c'ho la copia fisica, cioè ce l'ho, ragazzi, ma è in inglese, tra l'altro molto carina, vediamo se la trovo. Eccola qui, questa è la mia edizione di Wicked in inglese, bellissima, con le pagine verdi, però ecco, forse mi piacerebbe avere anche l'edizione italiana, nostra è bellissima, ovviamente l'analisi esoterica del mago di Oz e poi di Wicked e quant'altro era in previsione, perché noi avremmo dovuto portarlo con i Backdoor Broadway, Elphaba è il ruolo che avrei dovuto fare io, ma poi è arrivata la pandemia. È arrivata perché giustamente abbiamo pensato di fare una cosa un po' complicata come Wicked. È stata tipo la risposta del signore. No dai, scherzi a parte, comunque aspettatevi un video anche a tema Oz, quando sarà, anche fra un anno. Comunque noi ci saremo, noi con i Backdoor Broadway ci siamo, è il mondo che ci sta, regà. Allora, qua abbiamo l'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso ed altre donne. Questo secondo me è stupendo a prescindere e mi piacerebbe tantissimo leggerlo e averlo, perché ha una prospettiva sicuramente interessante, anche molto attuale, su questa riscrittura e rivisitazione dell'Odissea da parte delle protagoniste femminili. Poi qua abbiamo una serie di carte e di tarocchi. Allora, questi sono i Labyrinth Tarot, che sono di Royo, e questi ho qua. A parte che costavano tipo la metà, mannaggia a me quando non l'ho presi mesi e mesi fa, che stavano tipo a 8 euro. E con la Y, quindi non è Rocco, ma è Royo proprio, Royo. Grevemente detto Royo, mi pare, poi lo spagnolo non l'ho studiato, io sono più sepolcrale, sono più da tedesco. Io questi qui li scambio volentieri con i Dark Tarot, che sono gli altri tarocchi di Royo, ma i Dark Tarot sono delle carte per le quali hanno preso delle illustrazioni di Royo e le hanno fatto rientrare nei tarocchi. Invece Labyrinth Tarot sono stati studiati da Royo proprio per essere dei veri e propri tarocchi, quindi lui ci ha disegnato tutte quante le carte seguendo la simbologia dei tarocchi. Ecco, se qualcuno è interessato ad uno scambio possiamo parlarne, io vi mando i miei Dark Tarot e voi mi mandate i Labyrinth Tarot.
Questi sono un mazzo di carte, sono i Light Vision Tarot, a me piacciono tantissimo. Tra l'altro li vendono anche su eBay a tipo 5-6 euro. Io vorrei fare la mattata perché io non li compro mai i mazzi cinesi, perché in genere fanno questa cosa che o ricreano le carte, cioè fanno proprio i cinesi, le copie cinesi delle carte, oppure ti vendono soltanto la carta, quindi senza tutto quanto il box, come i Wild Unknown e questi mazzi qui che vedi su eBay, li trovi a 6 euro, ma non sono con il box vero, ragazzi, ovvio, perché altrimenti mi paghi 6 euro, li paghi 35 rotti euro quanto l'ho pagati io. Però questi Vision Tarot, oh, veramente, da giusto lo sfizio di fare il video mi sono comprata i tarocchi dalla Cina, anche se vorrei boicottare il più possibile il mercato cinese perché insomma non se ne può più, regà. Ma questa mi fa dei cluttering per fare una video dove si spende poco, dove dobbiamo nel limite essere un pochino più morigerati nelle spese, quindi andare poi a fare spesa dai cinesi mi pare un po' un controsenso. Comunque, per fare il video su simpatico su ho comprato i tarocchi in Cina, ci posso pensare, perché quelli sono un po' particolari, sono pure un po' darkettoni. Vision Light Tarot, ve li faccio vedere, quindi fatemi sapere se vi può interessare che li compriamo insieme, poi quando arrivano ve li faccio vedere. Cioè non sono male, in realtà sono molto belli, quindi stavo pensando di questa mattata, ecco, sta mattata da 6 euro spedizione inclusa. Invece questi ve li devo assolutamente far vedere, li ho scoperti sempre nel periodo con Valentina Giuliano, mentre stavo facendo tutte queste cose sul culto dei morti messicano, che prima o poi faremo uscire il video, ma giustamente Valentina dice, bella, io sto aspettando a te, io pure sto aspettando a me, Valentina, quindi figurate. So, i tarocchi della Santa Muerte, che sono pubblicati dallo Scarabeo, con il quale io collaboro, perché ci hanno mandato i tarocchi di Roy, che sono bellissimi, ve l'ho già fatti vedere su Instagram, tanto fra un pochino ci arriviamo, se non è questo video, al prossimo. I Santa Muerte Tarot, che io trovo bellissimi, ragazzi. Dici, sono un po' troppo colorati per essere stile Bonardi, però c'hanno sti teschi, sono molto messicani, cioè, guardate, come sono, cioè sono proprio i tarocchi della Santa Muerte. E io, da vostra spacciatrice di tarocchi del macabro cuore, non posso non segnalarveli. Poi io, ragazzi, i link stanno giù, se volete ve li comprate, altrimenti ignorate e andate avanti. Io vorrei andare avanti, ma qua continuano ad esserci mazzi su mazzi su mazzi di mazzi. Questi sono i Malefic Tarot. Ah, sono altri tarocchi di Royo, che però vi devo dire, sì, l'ho messo in lista, che molto spesso io li metto in lista anche perché poi c'è la lista idee dedicata solo ed esclusivamente ai mazzi di carte. Particolari anche questi, comunque lo riconosci subito lo stile di Royo, che comunque a me non dispiace per niente. Allora ragazzi, andiamo avanti, qua abbiamo la biografia di Andersen, pubblicata dalla Donzelli, conferma, cerco qui, la Donzelli editore, ai quali avevo scritto, ma in realtà mi è arrivata il regalo da Marco, che ringrazio tantissimo, tra l'altro ce l'ho qua da qualche parte. Eccola qua, la biografia di Hans Christian Andersen. Allora, perché? Perché noi abbiamo fatto l'analisi delle scarpette rosse di Andersen, che è una fiaba molto particolare. Abbiamo scoperto che ci sono tanti risvolti autobiografici in questa fiaba di Andersen, quindi mi è venuta voglia poi di approfondire la sua vita. Poi a me sarebbe piaciuto scrivere dei saggi tratti dai miei video, e per fare questo ovviamente avevo bisogno di un testo da cui partire per quanto riguarda la vita di Andersen, considerando che noi abbiamo analizzato anche tutta La Regina delle Nevi, quindi ho un sacco di materiale. E Marco, io ti ringrazio per la fiducia, spero di avere presto tempo poi di mettermici e dedicarmici, e sarà utilissima anche quando analizzeremo La Sirenetta, perché c'è un programma, un live action, quindi io sono sempre sul pezzo, come escono faccio il video a tema. E ragazzi, è bellissima, cioè la mia vita, la fiaba della mia vita, a cura di Bruno Berni, perché è l'autobiografia, quindi è scritta dal signor Andersen, che provò anche ad essere amico di Dickens, ma poi non finì tanto bene tra i due, un giorno parleremo anche di questo. Questa è una casa editrice molto particolare, vi invito a fare un giro sul loro catalogo, e da bravi darchettori del mio piccolo macabro cuore, secondo me apprezzereste tantissimo il loro saggio sulle maschere e il grottesco nell'Ottocento, cioè regà, andiamo, su, di che stiamo a parlare. Quindi grazie Marco, finalmente possiamo depennare anche questa dalla wishlist. Depennare, declatterare, insomma, ci siamo capiti, la possiamo proprio togliere, tieni, rimuovi con prepotenza.
Allora, questo è un saggio su Tolkien e i classici, ovvero tutti quanti i classici dai quali Tolkien ha fatto riferimento per tutta la sua opera magnifica e importantissima, a cura dell'Associazione Italiana di Studi Tolkieniani, che ha promosso il progetto Tolkien e i classici. Si tratta di un work in progress con la finalità di raccogliere studi non specialistici che confrontassero Tolkien con altri classici della cultura in generale. Quindi questo è molto interessante, ma alla fine io ho preso altri testi, altri saggi per quanto riguarda Tolkien, sul quale ho fatto un lavoro di ricerca assurdo per questa benedetta Tolkien Anthology, che, se tutto va bene, tra la fine di settembre, comunque ottobre, esce, perché ho scritto tipo 3 copioni e mezzo sui 5 della prima stagione, perché, cioè, volevo fare... Siccome a me piace saltare da un autore all'altro, da un'autrice all'altra, non mi piace fossilizzarmi per i mesi sullo stesso argomento, perché sono un po' farfallona, cioè, tendo ad annoiarmi molto facilmente, quindi cerco sempre di stimolarmi. Quindi volevo fare a ciclo i vari autori, che ne so, la Tolkien Anthology, poi la Poe Anthology, la Lovecraft Anthology, e dedicare loro delle miniserie da riproporre una volta l'anno, di modo che così, che ne so, una volta faccio Tolkien, poi faccio Lovecraft, poi ritorno su Tolkien, poi inizio Poe, e tanto chi se ne frega, sul canale ci stanno le playlist, quindi posso ordinare tutto a mio piacimento. Mamma mia, sto... Mi ero pure fatta il tè, mo sono scordato nel microonde. Ma vabbè, per quanto riguarda Tolkien vi faccio vedere tutto a parte, perché ho veramente preso un botto di roba. Allora, qua c'è questo romanzo, oddio, mi è stato consigliato, ma non mi ricordo da chi, ragazzi. È Londra 1811, si chiama La prefazione del male. Giustamente io stavo a partire a leggervi la trama, però l'autore è David Morrell. La perfezione del male, Londra 1811, nel giro di alcuni giorni due famiglie vengono trucidate nelle loro case. Ah, sì, sì, c'ha a che fare con Thomas De Quincey, l'autore del Suspiria De Profundis, la persona che me l'ha consigliato, se è ancora iscritta, se ancora mi segue, insomma, mi si palesi nei commenti, perché mi ricordo che me l'hai consigliato su Instagram, però io adesso non ho memoria di ricordarmi quando e come, però me lo voglio assolutamente leggere, perché è il periodo in cui Thomas De Quincey scrisse la perfezione dell'omicidio, comunque questo saggio un po' controverso, assieme alle confessioni di un oppiomane, e siccome ha a che fare con Thomas De Quincey, al quale io mi sono appassionata per scrivere il video su Suspiria De Profundis, da cui poi Dario Argento ci ha tratto Suspiria, e niente, l'ho messo in wishlist e questo lo voglio assolutamente leggere. Ovviamente se trova tutte le cose più fighe, qua tocca a fa veramente la caccia, che l'unica caccia che appoggia questo canale YouTube è la caccia ai libri, però si trova in biblioteca, quindi mi dovrei sbrigare semplicemente a rinnovarmi la tessera e piè libri in biblioteca. Andiamo avanti, abbiamo Circe di Madeleine Miller, questo l'abbiamo letto ed è bellissimo, l'ho preso in biblioteca, me ne sono pentita amaramente, perché mannaggia a me, quando prendo i libri in biblioteca poi io non li ricompro mai, perché a me piace spendere soldi per le cose nuove e non cose che io abbia già letto, però sono stupida perché poi mi mancano i libri fisicamente. Io Circe lo vorrei tantissimo in copia cartacea, primo perché l'edizione della Sonsogno è una figata pazzesca, secondo perché è uno dei romanzi più belli che io abbia letto lo scorso anno, è tutta la storia di Circe, e questa Circe così umana, così meravigliosa, ma poi tutta la mitologia come te la racconta la Miller è stupenda, è fantastica. Io mi affaccio la mattina e mi vedo il Circeo davanti casa, quindi c'è proprio un legame con Circe, da un romanzo bellissimo che io desidero e bramo. Voglio dire, prima o poi uscirà pure l'edizione economica, suppongo, mi immagino, però questa è proprio bella. Infatti quando io ho dovuto andare dalla biblioteca ci sono rimasta un po' male. E qua abbiamo la tripletta Nelly Bly, ne abbiamo parlato nello scorso Rory Gilmore Challenge, quindi ve l'ho fatto già vedere, ma ve lo rifaccio vedere perché è troppo bello e merita. Ah, questa è Cooper, che secondo me mi sta dicendo: Arianna, perché non accendi la luce? Intelligente il mio cane, eh? Dici, forse ci vediamo un po' meglio con la luce accesa, visto che qua si sta già a fa buio. Regà, ma sono le 19.35, ma che tristezza. Nelly Bly, ragazzi, l'abbiamo incontrata tantissime volte attraverso i video, perché vabbè, è una figura che a me piace, sicuramente porterò qui sul canale YouTube. So che deve uscire un film, quindi non so se aspettare l'uscita del film o parlarvene a prescindere. È questa giornalista che si fece rinchiudere addirittura in un manicomio per poter denunciare con un reportage le condizioni delle donne in questi casi
carceri psichiatrici femminili ed è a quanto pare la donna che ha ispirato anche alcuni personaggi di American Horror Story. Qua abbiamo Dove nasce il vento, vita di Nellie Bly, bellissimo, l'ho letto sempre in biblioteca, ho aggiunto anche lo scrittore e il saggista su Instagram, ma non ho la copia fisica perché sono una cretina, ancora non me lo sono comprato, ed è bellissima, è proprio la biografia di Nellie Bly. Poi abbiamo, io l'ho comprato in ebook perché sono una scema, non ho comprato la copia fisica, ma la prenderò perché comunque per fare il video mi piace proprio avere la copia cartacea, 10 giorni in manicomio di Nellie Bly, che è il suo reportage, cioè quello che lei ha scritto dopo la sua esperienza in manicomio, bellissimo, cioè sono proprio le sue parole, quindi metti caso volessi scrivere e interpretare un monologo su Nellie Bly, ovviamente la prima cosa che mi vado a comprare non è neanche la biografia, è proprio 10 giorni in manicomio, perché è lei che racconta, lei che narra. E poi A cosa servono le ragazze, l'incredibile storia di Nellie Bly, questo è il romanzo che vi ho fatto già vedere nella Rory Gilmore Challenge di qualche giorno fa, ma ve lo rifaccio vedere anche qui in questo video perché è molto bello, ce lo ha regalato Roberto qui al canale e noi lo ringraziamo tantissimo perché anche questo non vedo l'ora di leggere, non vedo l'ora di leggere un sacco di cose, però siamo felici perché insomma siamo vivi, quindi insomma siamo vivi e abbiamo un sacco di cose da fare, quindi siamo felici perché siamo vivi e vita uguale un sacco di libri da leggere. Quindi aspettate, mi sono persa, questo lo possiamo rimuovere dalla wishlist, perfetto, no, questo di Nellie Bly ce lo teniamo. Questo di Dove nasce il vento e Circe li ho messi nella wishlist pubblica. Qua abbiamo una fila di saggi meravigliosi. Uno ci è stato regalato da Alessandra. Quanto è invadente il mio cane. Cioè, lo senti pure da qua, dall'altra parte della casa. Sta abbaiando i cani giù. Però è talmente possente. Sono 50 kg di cane. Lo senti pure da qua. È il Balrog di Moria. Allora, aspettate un attimo che vi recupero tutti e tre questi saggi qui, perché uno ce l'ha regalato Alessandra ed è il flauto magico di Mozart, è il viaggio iniziatico nel flauto magico di Fabrizio Alfieri, ovvero è tutta l'analisi esoterica dell'opera di Mozart, che è una delle mie preferite. I bei tempi in cui studiavo a 18 anni, ero soprano di coloratura, quindi riuscivo a cantare senza problemi la regina della notte senza morire. Oggi invece muoio senza problemi se provo ad affrontare la sua aria, che comunque mi fa impazzire. Io sono stata anche al museo di Mozart, sono stata a Vienna con la Drake Management, sono stata a trovare Mozart alla sua tomba. Mozart è uno dei miei preferiti ed è stupendo, perché uno che ti passa dal rondò alla turca alla lacrimosa, è proprio la sintesi di quella che mi sento anche io, un miscuglio di sentimenti che può passare dal depresso al felice, al triste, al sereno, in un batter d'occhio, e mi sento che veramente potrei assaporare tutta la vasta gamma di sentimenti che un essere umano può provare, senza definirmi in un'etichetta ben precisa, ed è questo che io amo di Mozart e amerò sempre di Mozart. E a lui vorrò dedicare tantissimi video, sicuramente quando sarà il suo momento. Io so come i formichini, vedete, mi metto tutte le cose da parte perché prima o poi arriva il momento per parlare di tutti, anche di Mozart. Avrei voluto farlo per il suo anniversario, però come al solito sono lenta bestia, lumaca romana, sempre e forever, quindi non ho fatto in tempo. E poi c'è anche lettura del flauto magico, questo se non sbaglio l'ho visto a casa di una mia amica di conservatorio, quindi quasi quasi io chiedo se per gentilmente mo presta. Poi fermi lì che non abbiamo finito. Questo che vedete in wishlist, stregoneria e crimine femminile, ve l'ho fatto vedere già in due video, ma ve lo faccio vedere anche in questo, perché se vi piacciono le storie che vi propongo qui sul canale di streghe realmente esistite, abbiamo anche il caso di Donna Prudenzia, la Lamia di Blair e altre streghe della Tuscia, quindi la zona di Viterbo e tutta questa zona dell'Alto Lazio, che vi porterò qui in questi giovedì di Sabba e di streghe dedicati a donne realmente esistite, a streghe realmente esistite. Questo ce l'ha regalato Penne e Papiri, che salutiamo, li ho sentiti via mail proprio qualche giorno fa, che gli ho mandato il link dei video in cui ho fatto vedere il loro testo e il loro libro, e ci devo giusto preparare il giovedì di Sabba e di streghe. E inviteremo anche la scrittrice Monia Montechiarini, che è una giurista che si è sempre occupata comunque dei diritti femminili anche nella storia, insomma è proprio interessante. E quando sarà il momento sintonizzatevi su Instagram, perché vi chiederò se avete delle domande in particolare da fare a questa autrice, di modo che io possa girargliele, come abbiamo fatto col video su Luna Nera, che abbiamo intervistato Tiziana Triana e io le ho prestato la voce leggendo le sue domande.
domande. Ecco, la stessa cosa vorrei farla con Monia Montecarini, Montechiarini, perdonatemi. Quindi possiamo rimuovere anche questo. E ragazzi, possiamo rimuovere anche l'inferno esoterico di Dante, che è bellissimo, cioè nel senso lo devo ancora iniziare, perché penso che mi ci vorranno mesi su mesi per fare la lettura esoterica del signor Dante qui. Però è la stessa edizione di Penne e Papiri. Due secondi che lo cerco. Eccolo, me volevi scappare. Eccolo qui, ve l'ho fatto già vedere in un video della BBC Challenge, dove ho lasciato come easter egg tutti quanti i regali arrivati qui al canale, di Angela e Giulio Malvani. So che questi autori purtroppo non ci sono più, avrei tantissimo voluto invitarli per chiedergli tantissime cose. E ho anche salutato Gabs, che ci ha regalato il... Oddio, il testo bellissimo sempre sull'esoterismo in Dante. La ringrazio tantissimo, Gabriella, per questo prezioso regalo che ha mandato qui al canale. Ci sta, ce l'ho, è di là in libreria, però sappi che è un'altra lettura che assieme a questi andranno ad incrementare le fonti della mia futura lettura esoterica di Dante. Quanta roba raga! Quindi anche questo lo possiamo rimuovere, sono contentissima. Ah sì, già che ci sono, insomma, ve li presento. Sempre dell'inferno esoterico, sempre delle letture esoteriche di Dante, abbiamo anche il Purgatorio e abbiamo anche il Paradiso, sempre di Penne e Papiri. Anche questo saggio sul Sator, Codice Templare di Penne e Papiri, e parla appunto di questo quadrato magico che adesso è sulla bocca di tutti, perché da quello che ho capito è un elemento fondamentale del film di Nolan, Tenet. E questo infatti l'avevo messo nella wishlist pubblica assieme al Paradiso e al Purgatorio di Dante, per completare un pochino tutto il catalogo di Penne e Papiri, sul quale ci studierò tantissimo e anche molto volentieri. Quindi io questi ve li segnalo, perché secondo me è una casa editrice che vale la pena scoprire, sia per la loro attenzione alla stregoneria, per l'attenzione alla lettura esoterica di Dante, per il saggio sul Sator. E come al solito trovate tutti quanti i link in descrizione per poterli reperire anche voi, e link qui su Amazon se qualcuno di questi saggi titilla la vostra curiosità. Ovviamente questi rimangono nella wishlist pubblica e non li rimuovo, perché ahimè non li abbiamo. In compenso però rimuoviamo, ve lo faccio vedere, ve lo rimuovo, Difendere la Terra di Mezzo. Lo rimuoviamo perché, regalo, ho trovato su eBay a 6 euro, mi pare, spedizione inclusa. Sta qua sopra, tra l'altro, scusate, ma cioè, che facevo, lo lasciavo su eBay? L'ho già fatto vedere durante la quarantena, 6 euro incluse le spedizioni, l'ho preso subitissimo. E sono degli scritti su Tolkien che ho utilizzato come fonte per la mia Tolkien Anthology. È della Odoia, alla quale avete veramente svaligiato il catalogo, ma avete fatto la maggior parte dei regali da questa casa editrice, che ha comunque dei saggi bellissimi, come ad esempio L'Asino d'Oro di Franco Pezzini, che ce l'ho qua sopra, sempre da parte di Elisa, che è la stessa ragazza che ci ha regalato la biografia della scrittrice del giardino segreto, Frances Burnett. E raga, questo vi dico soltanto che è l'importanza di essere lucio, Eros, magia e mistero nell'Asino d'Oro di Apuleio, che è uno dei testi fondamentali quando si vuole parlare della magia nelle opere classiche, cioè quando ti vuoi approcciare alla magia, andare a capire da dove ha avuto origine. Apuleio è uno di quei primi autori che ti propongono di leggere, e sapere di avere un saggio che mi aiuterà nella comprensione di un testo così importante a me fa soltanto che impazzire. Quindi grazie per averlo scelto, grazie di cuore. Quindi sono contentissima di rimuoverlo, perché finalmente lo abbiamo, questo saggio su Apuleio. E rimuoviamo anche Le Vampire di Franco Pezzini e Arianna Conti, perché è il saggio che noi abbiamo utilizzato per la puntata in cui sono stata ospite di Mostrumana, il podcast dedicato ai mostri nella letteratura a cura di Francesca Giro e Gaetano Pagano, perché la fonte che ho utilizzato io è stato proprio questo saggio che ho preso su Amazon con un buono da 32 o 33 euro, non mi ricordo. Comunque sì, l'ho pagato un sacco di sesterzi, ma cioè, regali, vale tutti. È tutta la storia della protovampira, da Lilith ad Ecate, come si è generata la figura della vampira, poi siamo arrivati appunto a Carmilla, e non solo, proprio ti fa un percorso meraviglioso su tutta quanta la storia, dalle fonti classiche all'Ottocento inglese. Raga, ma che vi devo dire, è stupendo, io lo consiglio sempre. Adesso lo rimuovo ovviamente dalla wishlist perché ce l'abbiamo, ve lo vorrei anche far vedere, ma raga, cioè, sto a capire più niente di questa libreria, sta qua da qualche parte, ma lo abbiamo veramente
In quarantena ve l'ho mostrato anche nelle stories di Instagram, quindi più o meno un'idea del testo ce l'avete. Ah, ma qua abbiamo un regalo bellissimo da parte di Elena, che praticamente sono Masha e Orso e altre fiabe russe, bellissimo. Questo dovrei riuscire a farvelo vedere easy, perché ce l'ho qua insieme ai Burr, insieme alle fiabe di Perrault che vi ho fatto vedere prima, e anche Alice nel Paese delle Meraviglie. Eccolo qui, bellissimo, anche questo ha delle illustrazioni all'interno, ed è il testo con il quale vorremmo fare le analisi esoteriche assieme alla Svet. Svet, devi venire ospite sul mio canale, quindi sbrigate a scrivere il tuo copione su... non mi ricordo come eravamo rimaste, se su, proprio su Masha e Orso, se non sbaglio. Vabbè, date una mossa che io ti aspetto su questi piccoli macabri schermi. E temo sia giunto il momento, così poeticamente, rimuovendo le fiabe russe, che io vi dica da svidania, nel senso che le casse sono fatte le 8:10, e su questo io vi saluto, termina qui anche questo episodio della wishlist decluttering, e voglio morire. Voglio morire perché... voglio morire però non troppo, raga, siamo quasi arrivati, vedete il cursore, dai, tutto sommato, dai, come René Ferretti, dai, ce la facciamo. Bene, vittoriani del mio piccolo macabro cuore, spero davvero di avervi fatto compagnia e di avervi fatto scoprire dei testi interessanti, spero abbiate messo qualcosa anche voi nella vostra wishlist, così siamo pari, diciamo, io tolgo, voi mettete e comprate pure voi, perché anch'io compro, non vi credete, raga, io spendo un sacco di soldi, quelli che posso, in libri, perché mi piace da morire. Solo che io caccio all'usato, caccio moltissimo all'usato, infatti ho comprato alcune cosine che vi faccio vedere, volevo anche farvi un video tipo caccia all'usato insieme, per appunto mostrarvi come cerco i testi, che io ogni tanto li becco al 50%, cioè delle offerte, capito? Per questo ogni tanto vedete che mi arrivano dei saggi, perché ho aspettato un po' come l'avvoltoio sulla spalla. Grazie di macabro cuore per essere stati fin qui in mia compagnia, siete sempre i miei eroi personali, noi ci aggiorniamo su Instagram e insomma vi aggiorno lì per tutte le cose che riguardano il canale e non solo. Detto questo, vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo la prossima settimana, sicuro come la morte, giovedì sabato, cioè oddio, sicuro come la morte, non lo so, perché ogni tanto do buca pure io. Comunque sì, giovedì dovrebbe uscire il video dedicato ad Arianna, visto che è Sant'Arianna, è il 17 settembre, il mio onomastico, ed è un video che voglio fare da un sacco di tempo, finalmente ci siamo. Ogni scusa è buona per parlare dei libri, pure d'onomastico che magari nessuno festeggia, invece io sono veramente molto... molto fiera del mio onomastico. Cade pure del giorno disparo, che io adoro i numeri dispari, quindi... ciao ragazzi, un bacio! Se Damiano mi aiuta, perché io Photoshop non lo so utilizzare. Ma ho deciso che imparerò. Io non lo so se troverò un corso di Photoshop. Comunque ci sono due cose che voglio imparare a fare. Truccarmi bene, a fare proprio... voglio imparare a fare quei trucchi teatrali fighi, fantastici, così non devo più rompere le palle a nessuno. Vabbè, un po' perché faccio la diva, nel senso, negli shooting mi piace sempre quando mi truccano al lavoro, c'è la truccatrice, no, però voglio imparare proprio io personalmente, così metti caso ci dovessero richiudere dentro casa, almeno mi riesco a truccare da sola e continuare a fare le foto anche per fatti miei, e il corso di Photoshop per imparare a usare Photoshop. Chissà quando lo farò, se lo farò, non ne ho la più pallida idea.